buona giornata a tutti. Chi vi ciao parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Francesco, prova a parlare, siamo al telefono. Saluto gli ascoltatori. Claudio è tornato perfetto dal lungo lavoro che si è svolto in quella settimana scorsa e finalmente gli ascoltatori possono riascoltarlo e averlo qui in punto di trasmissione. Sì. E così almeno li butterò giù le telefonate, ciò che amano moltissimo. Va bene, Francesco, prima di iniziare, vi ricordo, sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano l'anticristo, mi indirizzo e piazzale Parmesan 8 Marghera. Francesco, vuoi dare qualche annuncio? Dopo devo dare io un piccolo annuncio. Sì, beh, io ricordo appunto l'appuntamento più vicino, più interessante, che è sabato 22 luglio alle ore 20 a San Derigo, in biblioteca comunale, c'è la presentazione Lituania Pagara con proiezione di diapositive. E la relazione, l'introduzione e la spiegazione delle diapositive la terrà il nostro amico Silvano Lorenzoni. È una conferenza, presentazione particolarmente interessante proprio perché queste diapositive le ha realizzate Silvano in Lituania, in cui c'è stato 3-4 volte, sempre ospite degli amici della religione pagana rumuova. Ha documentato appunto la presenza, l'attività, la continuità del paganesimo da sempre in Lituania, che è presente, praticato, vivo e vegeto. E appunto tutto quanto ha a che fare anche un po' con la loro antropologia e con la loro mitologia. In particolare, appunto, io l'ho anche scritto su internet annunciando la conferenza, appunto, che hanno una divinità principale tra le molte divinità del Pantheon, appunto, della regione rumuova, della regione lituana e della regione dei paesi baltici. E qui sarebbe anche veramente da fare un lavoro di censimento, perché gli scritti, i testi sull'argomento sono veramente pochi e sono veramente striminziti. Esistono solo pochi studi appunto sulla religione dei Balti, a parte appunto quello della Maria Gimbutas. Ci sono vari dizionari di mitologia che affrontano le cose in maniera abbastanza stringata. C'è Vittorio Pisani che ha scritto un testo piccoletto, non po' scoletto, su questa religione, e studi ormai dispersi, scomparsi, dimenticati e quasi introvabili. E lo dicevamo che una delle divinità principali del Pantheon della regione lituana è il dio Velinas, e il dio Velinas, il cui culto è ancora presente, attivo e mantenuto, ha un'iconografia simile a quella del dio Pan. E i cristiani, appunto, quando sono arrivati, hanno chiamato Velinas diavolo, e di conseguenza esiste in Lituania il museo del diavolo, che in realtà il nome corretto sarebbe Velinas Museum, cioè il museo di Velinas. E anche questo, che è un aspetto interessante e poco conosciuto, verrà approfondito appunto nella conferenza di sabato 22 luglio a San Derigo. Vi ricordo l'appuntamento: sabato 22 luglio, ore 20, Biblioteca Comunale di San Derigo, che è lì in centro, la presentazione con diapositive di Lituania Pagana, relatore Silvano Lorenzoni. Ci sono anche altre cose di cui sarebbe interessante parlare, nel senso che bisogna parlare di alcune catastrofi che portano elementi positivi, ma se ci sarà tempo e spazio ne andremo anche a raccontare, a parlare. È una cosa che ne abbiamo parlato al MUT, che appunto si è tenuto giovedì scorso. Tra l'altro il MUT finalmente ha fatto un'iniziativa importante che ha avuto anche un riconoscimento dagli Stati Uniti, che ne parleremo con dettaglio più avanti, e sarà anche utile appunto comprendere come a livello mondiale ci siano delle grandi battaglie per cercare di ripristinare la libertà di culto, di religione e di visione diversa da quella del monoteismo. E poi ricordo che il 3 di settembre gli stendardi della Dea Reitia sfileranno a Cittadella, domenica 3 settembre. Poi c'è un appuntamento che è più avanti, che ha a che fare con la radio, anche se non tutti i relatori possono incontrare la mia simpatia o il mio apprezzamento o li considero bravi, però è un convegno importante. Il 5 di novembre, domenica, a Montegrotto c'è il secondo congresso nazionale di studi laici sul cristianesimo. Poi a settembre sempre ci sarà la ripresa anche del MUT, la secondo giovedì del mese. Insomma, calendario abbastanza fitto, impegnativo. E poi ad agosto ci sarà, spero, anche quest'anno. Settembre ci sarà anche il rito dell'equinozio d'autunno. E ad agosto, c'è la Devotio. Allora, dunque, no, io ho un messaggio per Anna Maria. E niente, tu sai che ero senza lavoro e mi hanno telefonato urgentemente per convocarmi al lavoro, per cui
dalla prossima settimana comincio a lavorare in una fabbrica di Marghera. È un lavoro non lunghissimo, almeno come inizio si prevede, però è un lavoro appetibile, nel senso che non me lo posso lasciar perdere così. È un lavoro che mi consente di lavorare di giorno e di avere il giovedì libero per essere qui in radio. Per cui chiaramente ho preso subito immediatamente al balzo una fabbrica metalmeccanica, naturalmente di Marghera. E niente, ci metteremo d'accordo, spero di essere sul sabato per la proiezione a Sanrigo. Eventualmente ci metteremo d'accordo, Anna Maria, mi spiace, ma d'altronde se dobbiamo preservare anche le nostre, la nostra indipendenza economica, visto che facciamo stregata. Cosa? No, niente, non sapevo che era ancora accesa. No, perché c'è, fa un fuscio di fondo. E non... No, perché sentivo un fuscio in... In cuffia, in cuffia, in cuffia. O ce l'ho basse o non lo sentivo, non so. No, no, sì, sì, perché sentivo... Perché alcuni ascoltatori purtroppo sentono un fruscio e allora sono andato a eliminare questo fruscio fastidioso di fondo. E niente, nel senso che praticamente facendo tutto gratis, pagandoci le spese di venire su e tutto quello che facciamo, cioè non lo facciamo pagare, siamo costretti anche a proteggere un po' la nostra indipendenza economica. Purtroppo queste sono le condizioni, cioè non è che abbiamo fonti di reddito diverse, se non proteggiamo la nostra indipendenza economica saremmo costretti anche a cessare di fare quello che noi facciamo, insomma. Per cui ci metteremo d'accordo, Anna Maria, con tutti gli amici della parte del Vicentino, di fare comunque un incontro nel più breve tempo possibile, in modo da incontrare comunque tutte le esigenze di tutti. E niente, tenete presente, se qualche radioascoltatore che sta cercando lavoro, tenga presente che in questo momento c'è una richiesta esponenziale, cioè la fatturazione delle industrie sta aumentando, roba che non si vedeva da 7-8 anni, insomma, per cui chiaramente... Beh, anche Navarro Valdes, che l'hanno appena licenziato, ci ha trovato lavoro, penso, vedete, chi? Navarro Valdes, ha già trovato un lavoro, come allora, siccome so che qualcuno era preoccupato, ne avevamo discusso anche recentemente, sì. Dice poi... Comunque, in ogni caso, le industrie di produzione stanno cercando urgentemente personale. Anche io sono rimasto un po' stupito, perché dopo aver finito 4 anni di lavoro interinale all'inizio del mese in fonderia, pensavo di dover rimandare tutto a settembre. In realtà non è esattamente così. C'è una forte richiesta di lavoro, anche se i lavori chiaramente sono sempre quello che sono. È l'effetto mondiale, dai. Ah, è l'effetto mondiale. È l'effetto mondiale, dici? Che sì, ho visto un fornitore che ad esempio ha lanciato, facendo un inciso, ha lanciato ad esempio oggi una promozione con uno sconto 20% sul listino prezzi per festeggiare il mondiale, insomma. Beh, io non so quanto, quando ci abbia rimesso quella fabbrica, cioè quel distributore, anche se ha affermato di essere assicurato, che dava i televisori a pagamento dopo mondiali, se l'Italia vinceva i televisori erano gratis, materiale del genere. Sì. In realtà si parla di milioni di euro, cioè chi ha giocato sulla scommessa per avere il televisore nuovo gli ha fatto rimettere milioni di euro, però il distributore ha detto che si era assicurato, cioè aveva stipulato un'assicurazione per l'eventualità. Beh, previdente, direi. Comunque, al di là di questo, tenete presente che c'è questa ripresa, adesso non si sa quanto sarà lungo, quanto sarà penetrante, ma è una ripresa di produzione, cioè non è finanziaria, ma è una ripresa di produzione. Ho visto da alcuni dati oggi, parlano dell'aumento di fatturazione di maggio di circa l'8-10%, che è una cosa eccezionale, insomma, rispetto all'anno precedente, per cui si spiega un po' questa necessità di modo. Però in ogni caso io da prossima settimana sono al lavoro e intanto vedremo come va le cose. Oltretutto ci andrò a lavorare anche in bicicletta, penso, per cui non è male. Bene, Francesco. Visto Claudio, visto che siamo in argomento, posso inserire il discorso di Navarro Valdes? Va bene, vai tranquillo. Sapete appunto che Navarro Valdes, l'ex portavoce della Sala Vaticana, è stato licenziato, tolto l'incarico. Ma a chi era preoccupato, perché alcune persone erano preoccupate, poverino cosa farà, il Sole 24 Ore, mercoledì 12 luglio, ora un incarico in progetto Italia Telecom,
E Joaquin Navarro Valls entrerà nell'Advisor Board di Progetto Italia, società di Telecom dedicata a cultura, formazione, sport e solidarietà. Navarro, che è già membro del comitato etico di GEOCS dalla quotazione in borsa, siederà nell'organismo di saggi accanto a Sergio Romano, a Tara Gandhi, nipote di Matma, Susanna Agnelli, Umberto Veronesi, Paolo Mieli, Franco De Benedetti, Enrico Iglesias, Peter Sutherland. All'Advisor Board, coordinato dall'amministratore delegato Andrea Carbar, parteciperanno sempre il presidente onorario Marco Trucchetti Provera e il presidente Giancarlo Rocco di Torre Padula. La società amministra circa 30 milioni di euro annui. E come vedete, quando andrete a pagare la bolletta Telecom, andrete anche a finanziare forse anche l'incarico a Navarro Valls, che entra in questa società. Certo che per la garanzia, per l'indipendenza e la capacità della cultura, io ho alcune riserve delle devo esprimerle, insomma, nel senso, non penso che Navarro Valls sarà laico nelle sue scelte culturali. Cioè, io, tornando un attimino dalle ferie, sai, dovevo preparare la rassegna stampa per oggi, no? E mi è caduto l'occhio sulle solite sentenze della Corte di Cassazione, e cioè, io vedo sempre con un buon occhio tutto sommato, no? Specialmente quelle sentenze di ordine sociale, di ordine etico e di ordine morale. E niente, ne ho selezionato 13 di queste sentenze che voglio commentare, e sto preparando i commenti a queste sentenze in relazione ad azioni, sentenze della Corte di Cassazione che censurano dei reati che vengono stimolati dall'educazione cristiana. Cioè, il cristianesimo stimola un'educazione all'interno delle persone tale da commettere tutta una serie di reati, e mi interessa mettere in luce quale aspetto educazionale, cioè quale aspetto dottrinale, la sentenza della Corte di Cassazione vada a rimuovere rispetto all'imposizione cattolica. Cioè, è un lavoro, cioè non è un lavoro da poco, però tutto sommato ho una certa familiarità con i testi cattolici, ormai ho raggiunto, penso che qualche Vangelo lo conosco meglio io di qualche prete, e intendo fare questo tipo di lavoro, l'ho iniziato e penso che speravo di poterlo finire per la prossima settimana, ma di solito quando comincio un lavoro io diventa sempre più vasto, diciamo così, ramificato, per cui prima o dopo gli darò anche un taglio, e in ogni caso penso che per settembre vi farò anche questo. Per la trasmissione invece dalle 19 alle 20, siccome è uscito un articolo sul Venerdì di Repubblica sulla Big Bang e su alcuni modelli matematici che confermano una delle mie visioni che non avevo mai usato dire fuori, cioè la prima visione del libro dell'Anticristo, l'universo, che non avevo mai usato usare, proprio perché essendo estremamente soggettiva, sai che abbiamo eliminato tutte le cose che sono assolutamente soggettive, Francesco, però questi modelli matematici me la stanno confermando, per cui dalle 19 alle 20 farò quel tipo di trasmissione. Il Big Bang è insomma una delle tante teorie che girano nella astrofisica contemporanea. Va bene. Sì, Claudio sul Big Bang è più convinto, sul Big Bang io sono molto molto più scettico, insomma. Bene, però Claudio parlava della Cassazione, io vorrei aggiungere un'altra cosa. Noi sappiamo che la società è composta da cittadini, da individui, da comunità, da popolo, da massa, come si vuole definire, comunque sono da cittadini, e i politici dovrebbero occuparsi dei cittadini. Noi stiamo assistendo a uno spettacolo abbastanza chiaro di come la religione cattolica cerca di bloccare una situazione che si forma nella società. Allora, se nella società si forma qualcosa che è nocivo per la società stessa, si interviene perché per mantenere il livello dello Stato, della società o della cultura o della società civile. Se invece un fenomeno non porta danni al mantenimento di una società, di una cultura, di una civiltà, questo viene codificato, mantenuto, ammesso ed è normale. In questo caso è il caso delle coppie di fatto. E ora sentiamo che continuamente i cattolici, non si sa per quali principi o quali valori, fanno delle guerre contro i diritti per le coppie di fatto. Però la Cassazione, e qua Claudio sarà contento, scrive nella sentenza 15.360, esatto, aperta e parentesi, l'attuale movimento per l'estensione della tutela civile ai PAX, patti civili di solidarietà, ovvero stabili convivenze di fatto, conduce all'estensione della solidarietà umana a situazioni di vita comune, chiuse virgolette. Questa è una frase testuale. Cioè, questa che
a mio punto di vista, in una società normale, regolare, non dico una società speciale o in un paese eccezionale o che ha dei meriti grandissimi, una cosa che rientrerebbe quasi nella banalità. In realtà si deve passare per la via della magistratura, per la via di qualcuno che sostenga questo. Cioè una sentenza di un tribunale, una Cassazione che dica una cosa, che in una società non monoteistica non è un problema, non sarebbe neanche il bisogno di ricorrere a un giudice. In realtà noi con quel monoteismo ci troviamo di fronte a politici che sono sempre più monoteisti e che qualcuno cerca di mantenere dei principi almeno laici. Spieghiamo un attimino questo tipo di sentenza, cioè la dichiarazione della Corte di Cassazione non è stata fatta a caso. Sì. La Corte di Cassazione stava facendo una sentenza in relazione al risarcimento dei danni di una famiglia che aveva perso il figlio. Cioè una famiglia regolare, cioè niente più. Però quello che si è posto il problema della Cassazione, la Cassazione si è posto il problema che in un futuro prossimo probabilmente alcuni conviventi che hanno morto il compagno, la compagna o quello che è, potrebbero rivolgersi alla magistratura per chiedere il risarcimento danni per danni morali per la morte del coniuge, che può avvenire in incidente stradale, che può avvenire, cioè del compagno, che può avvenire per incidenti stradali o per altre condizioni. Ora la Cassazione dice ai politici: guardate che se questo dovesse avvenire, noi non è che possiamo non riconoscere i diritti morali a queste persone. Esatto. Cioè queste persone sono coppie di fatto e hanno il diritto costituzionale al risarcimento dei danni morali. Per cui quel giorno che alla Cassazione si rivolgerà a una situazione del genere, noi saremo costretti a sentenziare in quella direzione. Pertanto, dice la Cassazione, voi politici dovete fare delle leggi che siano conseguenziali, cioè che consentano alle persone di avere la certezza del diritto all'interno della quale muoversi, perché noi come giudici non potremmo negare questo. Anche e quando noi come giudici facciamo questo, di fatto diamo un riconoscimento e diamo un riconoscimento extra legislativo, perché noi siamo giudici che devono applicare le leggi e le leggi sono interpretate all'interno della struttura costituzionale. Pertanto questo è già avvenuto anche da Corte Costituzionale: prima di rimuovere i privilegi della Chiesa Cattolica aveva avvertito i politici, infatti aveva respinto dei ricorsi dicendo il ricorso è valido ma dobbiamo aspettare, e disse: guardate politici, se voi non rimuovete i privilegi della Chiesa Cattolica e non fate che tutti i gruppi religiosi abbiano gli stessi diritti, prima o dopo dovremmo intervenire per abrogare i privilegi della Chiesa Cattolica. I politici non sono intervenuti, la Corte Costituzionale è intervenuta ad abrogare tutte le leggi. Si parla del 1984-85 la dichiarazione della Corte Costituzionale. Beh, che possa ci sia un discorso di privilegi, che ci sia un discorso anche burocratico, purtroppo esiste l'articolo livello 404, cioè la religione di Stato e le aggravanti rispetto al danneggiamento di un luogo di culto della Chiesa Cattolica o di un altro luogo di culto, cioè la parificazione di tutto quello che è la Corte Costituzionale ha fatto abrogazione di una decina di leggi del codice penale, non si parla. Tenendo conto, sai, questo discorso che può sembrare soltanto legato al discorso italiano, in realtà il fatto che ci sia un influsso o burocratico o legislativo di mentalità avviene in tutti quanti i campi. Sì, 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 sì. Perché basta pensare ad esempio un fatto molto particolare. Io difatti ho detto che bisogna parlare della teoria delle catastrofi, perché certe volte secondo la catastrofe ha un effetto, delle conseguenze imprevedibili che non sono del tutto negative. Sì, di rimuovere la struttura emozionale fissata, no? Quella che magari hai paura di fare dei passi, la catastrofe invece dice forse qua si può fare dei passi. No, ma posso spiegare la cosa. Allora, cosa è successo? È successo, voi sapete che esistono delle situazioni di tensione a livello mondiale, parlo dell'Iran, dell'Afghanistan, e logicamente io personalmente le definisco delle guerre folli, però questa è una valutazione politica. Però ci sono. Ci sono delle persone che vanno a combattere in queste guerre. E cosa è successo? Che un membro della VIC americana, un sergente, pilota di elicottero, è morto assieme a un pilota cristiano in Afghanistan. Il loro elicottero è stato abbattuto e loro due sono morti. È stato chiesto di poter inserire nel monumento, se esiste un monumento alla memoria dei caduti, che siccome tutti quanti esponevano i loro simboli della loro religione,
è stato chiesto di poter esporre la stella della Vica, il Pentacolo. Anche l'esercito americano si è rifiutato di esporre nel monumento alla memoria dove è sepolto questo pilota, questo sergente della Vica, di esporre il Pentacolo. Il funerale è stato fatto regolarmente usando il simbolo di Pentacolo, è stato fatto un funerale Vica, sono stati esposti durante il funerale anche il Pentacolo stella a cinque punte, però l'esercito americano si è rifiutato di inserire all'interno di questo sacrario militare il simbolo della Vica. La moglie, che anche lei fa parte della Vica, si è rifiutata di accettare che ci fosse messo un qualcosa di neutro, e difatti la tomba in questo momento è completamente priva di ogni indicazione, perché ha detto: io metterò l'indicazione che mio marito è sepolto qua solo nel momento in cui comparirà il simbolo della religione che lui praticava. È partito un grande movimento di protesta, di pressione, tra cui è intervenuto anche The Lady of the Liberty, che è un movimento pagano per la difesa dei diritti dei pagani a livello statunitense, e c'è una campagna molto molto intensa a favore del fatto che venga inserita in questo monumento anche la stella a cinque punti, il Pentacolo. Noi abbiamo già, tramite MUT, abbiamo già fatto una lettera di sostegno alla vedova, che ci ha già ringraziato pubblicamente per questo nostro sostegno italiano che gli è arrivato, gli è giunto. In Italia purtroppo questa notizia ha avuto pochissima informazione. C'è stato soltanto un articolo fatto dal Corriere della Sera online che parlava di questo fatto, di questa polemica. Se voi andate comunque su internet troverete che vari siti Vicca, ma anche vari quotidiani, hanno dedicato, tra cui anche mi risulta Wikipedia, ha pubblicato proprio una voce specifica di questo sergente Vicca che è morto in combattimento, in cui c'è questa battaglia, questa iniziativa proprio di movimento di opinione di vari gruppi pagani, di vari gruppi Vicca, affinché ci sia la possibilità di inserire il simbolo del Pentacolo su questo monumento dei caduti. Voglio ricordare che in una società normale, nelle antiche società prima dell'avvento del cristianesimo, esisteva anche la normalità in cui un guerriero veniva sepolto con le proprie armi, con i propri simboli, i propri stemmi. E non si andava certo a fare un discorso puramente burocratico, lì si riconosceva una capacità guerriera di combattimento enorme, e di conseguenza quello che gli era caro lo accompagnava nella tomba. Nel momento in cui il monoteismo dice che tutti quanti non sono più liberi, ma dipendono, sono schiavi e sono sottomessi a qualcun altro, qualcuno tramite la burocrazia cerca di fermare anche questa possibilità. Noi vedremo di far di più di campagna di informazione per quanto riguarda questo discorso statunitense, che è importante proprio perché, come vedete, considerate che l'esercito americano ha stipulato intese o accordi con 38 religioni diverse. Però, siccome questo gruppo Vicca non aveva sottoscritto niente, anche per, non so se per libera scelta, per problemi burocratici, io trovo assurdo che un individuo che appartiene in maniera chiara e manifesta a una visione del mondo religiosa non possa essere sepolto con i propri simboli. Almeno il funerale è stato fatto. Un fatto positivo è stato che la moglie dell'altro caduto, che era cristiano, ha detto: io non accetterò nessun altro di fianco alla tomba di mio marito che non fosse il suo amico per cui è morto. Perciò anche alcuni sacerdoti protestanti sono intervenuti a favore di questo, e vediamo come andrà a svilupparsi. Stranamente i mass media italiani questa cosa l'hanno trascurata, perché negli Stati Uniti è stato un evento che i grandi quotidiani hanno dedicato dei servizi. Noi come MUT qualcosina abbiamo fatto tramite appunto chi ha la possibilità di avere maggiori contatti con gli Stati Uniti. So che l'articolo, se vi interessa, lo trovate su Vicca News, perché l'amico Giampaolo l'ha pubblicato. Sì, non sono riuscito a trovarlo io per rilanciarlo, non l'ho più trovato. No, dovevo prenderlo da Paolo. No, beh, a parte, no, ma c'è ancora, Io sono provato, era tutto bianco. Ah, ma sì, io ho provato il link di Giampaolo, sono quello, ho trovato, ma non sono riuscito a caricarlo e a rilanciarlo. Vabbè, comunque te lo manderò, dai. Mandalo tu, però mandamelo col link dove è pubblicato, anche se il link dopo non va. No, ma tra l'altro. Sì, perché sono praticamente sul link temporale del Corriere della Sera. Per sotto, se uno va su news.google.it e cerca la parola Vicca, l'articolo esce per primo. Perfetto. E niente, lo metto anche nel sito nostro, cioè in Federazione Pagana. E comunque, se voi appunto andate a fare delle ricerche, troverete che, almeno a livello degli Stati Uniti, troverete anche parecchia documentazione fotografica proprio del funerale,
e di quello che è stato fatto. Sì, proprio... beh, anche queste evenienze, no? Che possono capitare, morti, necessità di ospedali, cioè sono evenienze che prima o dopo ci arrivano, cioè ci arriveranno anche da noi. Cioè. Già i testimoni di Geova hanno posto pesantemente il loro problema del sangue, cioè una cosa che appartiene a loro, a noi non ci interessa, però effettivamente il servizio sanitario si è attivato, anche perché prima o dopo i problemi arrivano. Beh, certi problemi ci saranno sicuramente anche dal punto di vista della dermatologia, perché se voi sapete che gran parte della pelle è ricavata dal maiale, gli islamici rifiutano il discorso di utilizzare la pelle di maiale. Cioè, in Cina hanno cercato di risolvere il problema, ad esempio, della pelle usando la pelle di pecora, non so con quali risultati a livello però... più distante. Comunque tutti quelli che praticano delle religioni avranno prima o dopo dei problemi, cioè per i pagani non è che esistono problemi particolari, se non per i simboli, diciamo così, sì, che ma vengono esposti. Questo noi, cioè, non abbiamo... pensate che appunto, cioè, nel senso che la vedova non aveva problemi il fatto che fosse sepolto all'interno di un mausoleo militare con di fianco migliaia di croci, cioè, però trovava giusto, se cioè, gli altri espongono la croce perché io non posso seppellire mio marito col pentacolo, certo, no, cioè, no, visto no. Che appartiene alla vicca, insomma. Infatti, come pagani, diciamo così, dal punto di vista sociale non abbiamo nessun problema, non abbiamo neanche la necessità di leggi particolari, tutto sommato ci basta quello che c'è, che venga applicato in maniera seria e corretta. Chiaramente quando dopo ti devi affrontare l'organizzazione mafiosa dei cattolici, la dichiarazione di Scola, roba da, non so, sono veri e propri atti di terrorismo. Cioè, le dichiarazioni sulla scuola di questo personaggio sono di un'aberrazione infame, è una cosa da indignarsi, ma veramente, cioè, questo vuole distruggere la scuola pubblica per distruggere la cultura sociale. C'è una cosa che in qualsiasi paese europeo gli avrebbero sputato in faccia, ma invece qui gli hanno fatto articoli su tutti i giornali, che è una roba veramente una roba infame. Sì, ma vedi, ma il problema non sono gli articoli, cioè, è il silenzio. O l'approvazione dei politici, sì, cioè, nel senso che cioè, c'è stata una sola voce, quella di Bertinotti, che ha detto al Papa a fare robe diverse, che chiaramente è un'affermazione di Bertinotti da cristiano, cioè nel senso che gli ha detto al Papa cos'è per lui il cristianesimo. Infatti, sì, ma credo il Papa che razzi che Bertinotti non abbia la stessa idea di cristianesimo. Ma il Papa non può fare cose diverse. Sì, ma infatti è questo che non ha capito Bertinotti, cioè hanno delle idee abbastanza balzane, no? Però ci si vergogna di dire ai cristiani siete una manica di delinquenti, di criminali, proprio perché siete cristiani, cioè la vostra ideologia che vi spinge. Cioè io con quell'analisi delle sentenze della Corte di Cassazione spero di riuscire a farlo capire, anche se prima che poi vada via, insomma, ce ne vuole parecchio. Vi ricordo che su internet trovate sempre una tonnellata e mezza di materiali, nel senso che ormai non riesco neanche più a fare trasmissioni per dire tutto quello che scrivo, le butto direttamente in internet, no, non ne posso fare diversamente. Ho fatto la revisione di una pagina di Padre Pio, ti ricordi quell'articolo che avevo fatto per Dimitri ancora nel 2000? Nato Fiammi veniva Franco a darmi scappellotti perché non la mettevo a posto, non la sistemavo, non la mettevo in internet. Ho dovuto mettermi su attenti e dire sì, Franco, la risistemo, l'ho sistemata. C'è anche fatalità, ovvio, perché ieri la Rai ha fatto uno special televisivo su Padre Pio. Ah, insomma, sì. Cioè, sì. E beh, prima che verrà linkata il motore di ricerca ci vorrà, ma intanto circolerà, insomma. Però il problema è che ho fatto anche un articolo sui preti cattolici prendendo dei pezzi di un cardinale di Breslavia, ed è una roba da mettersi veramente le mani nei capelli, solo che la gente non si rende conto cosa gli sta succedendo attorno. Purtroppo approvata la legge sul parto senza dolore. No, ma Claudio, se sei d'accordo, forse qualche commento di quello che ha detto Scola, penso che sia... Ah, sì, guarda, varrebbe appunto la pena di dirlo, anche, cioè, perché...